Per fortuna non ho mai avuto febbre da sabato, e neanche ieri e neanche oggi, però ecco, questa sensazione di oppressione sul torace, questa sì, e poi tosse che va e che viene. Speriamo che non succeda altro, perché poi una delle caratteristiche di questa malattia è che un giorno, così mi raccontano, io la provo adesso per la prima volta sulla mia pelle, un giorno sembra che stai molto meglio, il giorno dopo il quadro può cambiare in modo molto repentino e imprevedibile, quindi vediamo. Però ecco, quello che posso dire, Massimo, aspetta, Massimo, dimmi, Massimo, scusami, ascolta, dimmi, dimmi. No, volevo solo prima di chiederti quello che, insomma, perché tu hai imparato rapidamente la lezione del Covid, sì. Mi dici se sai come l'hai preso, perché tu hai girato anche molto ultimamente per iniziative del giornale, no? E ti rimproveri qualche cosa? Guarda, sì, ho girato tanto, forse ho girato troppo, ho cercato sempre di farlo rispettando al massimo tutte le restrizioni che già conosciamo, e quindi distanziamento sociale, quindi mascherina, FP2 meglio di tutte le altre. Però certo, quando sei in occasioni e in eventi pubblici, e in queste settimane ne abbiamo fatti tanti, sia come stampa sia come gruppo GEDI, hai anche occasione di fare interviste, e quindi quando fai interviste pubbliche su un palco, magari in quel momento la mascherina te la togli. Forse, ecco, alla luce di quello che è successo, alla luce di quello che sto vedendo, che ho visto ieri in ospedale, dobbiamo stare tutti un po' più attenti. Anche noi che facciamo questo mestiere, che facendo informazione abbiamo tante occasioni per girare e per parlare in pubblico. Più attenzione, più rigore, serve, è necessario. E quindi quando il governo sta preparando nuove restrizioni, che cosa servirebbe davvero e cosa sarebbe davvero utile? Ma guarda Lilli, allora stavo dicendo proprio questo, poiché veniamo da settimane nelle quali ne abbiamo sentite dire tanto, di tutti i colori in giro, non solo in Italia, nel mondo, i negazionisti, i complottisti, Trump, Bolsonaro, Lukashenko e via andare, in misura minore anche Salvini da noi. Io ieri ho passato un'intera giornata in un importante ospedale romano che è il Policlinico Gemelli, e devo dire che con dolore, un passaggio in quei luoghi in questo momento farebbe bene a tutti, e non era una terapia intensiva, però io ho visto tanta gente, e me lo hanno confermato anche gli infermieri e i medici, ricoverata, e tanta gente che sta male. Io ho sentito per tutto il pomeriggio e per i tre quarti della notte che ho passato lì gente che si lamentava, sdraiata sulle barelle, sdraiata sui letti. Dico questo per dire che se oggi subiamo con una certa insoddisfazione le restrizioni che il governo ci sta imponendo, beh, mettiamoci una mano sulla coscienza. È il momento della responsabilità, è il momento della solidarietà, perché ripeto, anche qua ho parlato con i medici e con gli infermieri, li abbiamo considerati i nostri eroi. Io non vorrei che fosse già calato un po' troppo oblio rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto tra marzo e aprile scorso. Ora non siamo in quella condizione tragica e drammatica, però se non stiamo attenti ci torniamo rapidamente. Ecco, quindi ripeto, la mia salute non importa niente a nessuno se non ai miei familiari, però quello che posso dire e che ci tengo a dire questa sera qui da te, e ti ringrazio di avermi dato questa possibilità, è esattamente questo. Stiamo attenti, facciamo qualche sacrificio in più, però ne vale la pena. E questo, guarda, vale soprattutto per i giovani, perché io credo che in Italia in questo frangente abbiamo dato una prova straordinaria come popolo, come cittadinanza, il senso civico è stato tantissimo. Ecco, se manca un po' di senso di responsabilità, io lo vedo soprattutto nei giovani, che sono però purtroppo, non tanto dal punto di vista della malattia che li colpisce poco, ma sono un formidabile veicolo di diffusione, e quindi sono soprattutto loro che devono stare più attenti. Massimo, grazie, grazie anche per questo messaggio che è arrivato forte e chiaro a tutti, e soprattutto tantissimi auguri a te, e noi ovviamente ci teniamo in contatto e ci ricollegheremo prestissimo con te. Volentieri. Grazie Massimo, grazie Giannini. Grazie a tutti, buonasera.